Nella mia vita l'arte ha sempre avuto un ruolo primario, importante, soprattutto per suscitare delle emozioni, per scoprire degli itinerari, dei percorsi. Con Fondazione Atlante abbiamo portato avanti una strategia di valorizzare il patrimonio italiano, magari un patrimonio che era nascosto, oppure sporco, oppure non manifesto e non visibile a tutti. Dipinto è arrivato in studio all'interno della sua cornice, che presumibilmente non è quella originale. Abbiamo notato anche un cartellino sul retro del telaio che indicava l'esposizione di questo dipinto a una mostra del fine anni Ottanta e probabilmente è in quella fase che il dipinto è stato inserito in questa cornice. La prima operazione appunto è stata quella di rimuovere la tela dalla cornice. Di Chirico alla fine degli anni Venti ha un ritorno alle origini, ai classici nella pittura, tanto che scrive anche un piccolo trattato sulla tecnica pittorica ed è stato molto interessante il confronto tra le indagini scientifiche e il restauro, dove ci ha dato la possibilità proprio di riscontrare tra la teoria e la pratica il suo modo di dipingere in questi anni. L'intervento sull'opera di De Chirico è stata finalizzato a una maggior conoscenza dell'opera ai fini del restauro. È un tipo di intervento a cui siamo abituati con tecniche molto differenti a seconda dello scopo che ci si pone, però in generale uno dei punti importanti che sta crescendo sempre di più è l'utilizzo di tecniche scientifiche per la maggior conoscenza di opere d'arte. Il primo intervento fatto è stato quello della pulitura, come prima cosa la rimozione della semplice polvere e poi attraverso un gel acquoso la rimozione di depositi superficiali ben adesi alla pellicola pittorica. L'intervento che abbiamo fatto non va considerato come un punto di arrivo, ma piuttosto l'inizio di un'opera, di un'attività che poi continuerà nel tempo con quest'opera e con altre, naturalmente. Un momento importante è stato anche attraverso le indagini della Bicocca, abbiamo fatto una ripresa in transilluminazione, utilizzando anche il filtro ad infrarosso e questo ci ha permesso di vedere la bozza di disegno di accenno dei personaggi della prima impostazione che De Chirico ha fatto sulla tela. Chirico ama i soffitti, ama i cornicioni, ama gli angoli delle case straordinarie ottocentesche in cui lui dice appunto si esercitano i gladiatori. In fondo ama da sempre, dagli inizi, ma soprattutto dal momento ferrarese della Prima Guerra Mondiale, questi spazi angusti abitati da personalità e da personaggi fuori scala. Le problematiche conservative di maggior rilievo erano dovute alle ondulazioni causate da uno scorretto tensionamento della tela al telaio e i sollevamenti della fascia bianca della parte superiore dell'opera, che erano causati dallo slittamento della stesura di colore bianco di piombo sul bianco di zinco. Concluso il consolidamento della materia pittorica, si è proceduto al rimontaggio della tela al nuovo telaio. E il dipinto nasceva come sovrapporta di casa Rosenberg, con una particolare forma stretta e allungata. E questo ci ha portato necessariamente a studiare un metodo di tensionamento, ispirandoci, applicando il sistema utilizzato solitamente sugli arazzi.
Il restauro si è concluso poi con le integrazioni pittoriche delle poche lacune presenti. Concluso tutto l'intervento di restauro, il dipinto è stato nuovamente rimontato sulla sua cornice, messo in cassa, e per poi essere portato a Palazzo Reale per l'inizio della mostra dedicata a De Chirico. De Chirico finalmente arriva in mostra a conclusione del restauro dopo un'avventura di mesi e soprattutto di anni in cui siamo riusciti finalmente a giungere alla conclusione di un restauro doveroso, di un'opera straordinaria che fa parte delle collezioni del Novecento del Museo. Dipinto di Brera è un dipinto straordinario perché De Chirico è invitato da Rosenberg a dipingere addirittura un fregio, o meglio, qualche cosa da collocarsi in alto che parla proprio di ciò che sta fra il muro e il soffitto. E il cornicione in fondo, insieme alla forma straordinaria di questo dipinto, che è rarissimo, direi unico, è proprio il tema, la linea, la narrazione, ciò che lega in fondo tutta questa corsa di bighe. A me piacciono le storie. Spesso quando faccio il mio lavoro cerco di usare le storie per rendere più manifeste le mie idee, per cercare magari di vendere qualcosa di meglio. Quindi io ho imparato da queste storie che quando un'opera d'arte ha una bella storia, tu la puoi raccontare molto bene e puoi interessare delle persone a questa storia. La Corsa di Quadrighe è una storia fantastica da rendere manifesta a tutti.